proviamo a scendere piano piano. Aspetta che illumino. Allora, a livello elettromagnetico qua non c'è nulla. Proviamo a dirigerci verso il campanile. Quindi torniamo indietro, la strada che abbiamo fatto, e andiamo verso il campanile. Prove VP numero 1, simulazione. È più comodo passare sotto. Sì. È più comodo passare sotto, sinceramente. Dica. Dice dentro il campanile, però si è alzato. E qui sì. È lo stesso. E però siamo proprio alla stessa. Sì. Però qua c'è anche la porta. E se c'è qua vicino alla porta molto? Hai provato qua vicino alla porta? Qua non siamo mica dove c'è quello strano disegno. C'è quel disegno lì. Qua. Prova a vedere vicino. Prova a alzare un pochino vicino al disegno lì, lì. Vedi? Oh! Dici. Tombola! Scendi. Noi stavamo dentro il campanile. Sì, esatto. Sì. Si era alzato giù di qua. Anche lì. Molto. Non è che sono i chiodi che influiscono? Il magnetismo? No. Qua dove ci sono questi strani segni. Se sei presente qui con noi o nelle vicinanze, prova a chiudere le bacchette. Prova a chiudere le bacchette. Se non vuoi interagire con noi, apri le bacchette. Se sei qui con noi, prova ad avvicinarti a questi strani strumenti, a queste strane scatole. Dove è arrivata la bacchetta? Si sta allargando a dismisura. Conosci le bacchette sotto? Va bene. Allora, se conosci solo quelle bacchette lì strane, fa una cosa. Prova a chiudere le bacchette. Se ti stiamo dando fastidio, prova ad avvicinare le bacchette. Le apre sempre di più. Ok. Facciamo una prova con un'altra persona. Se sei qui con noi, abbiamo cambiato la ragazza. Adesso ha in mano due legnetti metallici. Se sei con noi, prova ad allargare le bacchette. Se non sei con noi, prova a stringerle. Ti stiamo dando fastidio?
se ti stiamo dando fastidio, stringi le bacchette. Ci muovono leggermente, ma non tantissimo. Non tanto da stringere. Se ti diamo se ti stiamo dando fastidio, prova a chiudere le bacchette. Se non ti diamo fastidio, allargale. Allargale. Se non vuoi interagire con le bacchette, prova a interagire con gli strumenti che stanno per terra. Avvicinati a quella strana scatola luminosa e lasciaci detto qualcosa. Ma dei ricordi abbandonati, basta, o dei ricordi perduti, come preferisci. Speriamo. Allora. Se ci sei e vuoi chiacchierare con noi, prova a aprire le bacchette. C'è un signore qui vicino che ha due bacchette sulle mani. Prova a aprirle se vuoi chiacchierare. Sta da muovere. Se invece non vuoi parlare, chiudile quelle bacchette. Si è aperte. C'è un pezzo di legno che prima non c'era. Un pezzo di legno bruciato. Allora, lì a terra abbiamo notato questo. Da dove proviene? Da là. Gli davi fastidio dentro. Allora, oggi siamo passati, prima siamo passati, non c'era quel pezzo di legno bruciato. Da dove viene fuori questo pezzo di legno bruciato? Tranquillo, sono qui fuori ora. Tranquillo. No. Tranquilli. Oggetti così, però da dove viene fuori? Te l'hai cacciato, ma da questo punto. Guarda, se era piccolo magari. Era un pezzetto. Qualcuno che mi ha dato fuoco. Cioè, signori, non sto scherzando. Giro no. Un vento forse. E da dove viene fuori? C'è poco da fare. Era qua e non c'era niente. Partire quel pezzo qua. Un pezzo di intonaco, non c'è nulla di bruciato, quindi ok, prova ad allontanarti, allontanati perché c'hai anche il coso, il K2. Prova a uscire proprio dal raggio d'azione. Sì, sono uscito dal raggio d'azione, ma sono lontanissimo da coso. Prova ad avvicinarti, ma non è, guarda, prova. Cioè, devo arrivare vicinissimo per farlo. Non hai capito che sta succedendo? Non mi vuole dentro. Qua c'è qualcosa che non mi vuole dentro. Passa una macchina fotografica a tuo marito e gli fai fare un po' di foto. Marco? Da fuori fai le foto con questa. No. Che non gli piace, non vedo, non sei confuso. Effettivamente fumo. Dove? Lì, sempre al solito posto dove era prima. Guarda, dove? Vado bene? Tata. Fumo. Sì, sì, lì, sempre lì, in quel punto lì. Dove qui? Stranissimo, Era un camino. Oh, abbiamo beccato il fantasma di Celleno, signori. Vieni. Ma ce ne sono altre? Non c'era nessuno che sta fumando lì, È un camino, vero? Vedi?
C'è stato un momento prima quando eravamo solo io, sì, l'elettricità, odore del fumo, ti ricordi che te l'ho detto? Poi era sparito e adesso è ritornato. Odore di fumo, il legnetto bruciato, fumo. Il legno di prima, sì. Noi non sappiamo quelle sensazioni comunque qua. C'è una sensazione strana qua. Io ho gli occhi pieni di lacrime, non so voi, Marco uguale. Non riesce a fotografare? Non riesce a fotografare? Non riesce a fotografare qua? Che errore dà? Non dà proprio errore. Prova a puntare. Marcia, vengo io. Niente. Ti do un po' di luce, magari mi smetti mette a fuoco. Prova. Vengo io. No, aspetta, lì fotografa? Sì, io sto fotografando. Ma si vede l'immagine? Sì, a me sì. Qua no. Devo venire dall'altra parte per provare. Aspetta, proviamo, illuminato al giorno. Ora? No. Spegni e riaccendi. No, aspetta. A metà. Che è impazzita anche la macchinetta. Vengo io. Aspetta, togli, ora va. Sì, ora va. Era impazzita. È impazzita la macchinetta in questo punto. Ma tu stai continuando a riprendere. Sì. Praticamente, giusto uno spostamento, uno massimo due, cioè proprio leggero. Stai riprendendo, vero che quello sta impazzendo? Guarda, si aspetta da sola. Si aspetta da sola? Sì. Ma serio? Si è scaricata, è impossibile sì. Che si sia scaricata, non l'abbiamo usata tantissimo. Infatti. Che cosa si è scaricata? Anche il faretto della Manfrotto deve durare almeno 6 ore. Si sta scaricando piano piano? Vedi, non è acceso. Qualcuno ci vuole lasciare un messaggio? Siamo qui per ascoltarvi. Qualcuno ci vuole lasciare un messaggio? Siamo qui per ascoltarvi. Ti stiamo dando fastidio? Ti stiamo dando fastidio? Sei forse tu un uomo? Sei forse tu un uomo? Sei forse tu una donna? Sei forse tu una donna? Siete forse voi dei bambini? Siete forse voi dei bambini? Noi fra un po' andiamo via. Thank you.
continuo. Cosa vi dà più fastidio? Eccolo. Eccolo lì. Sei tu. Parlato te, Daniele. Scusa, passi le bacchette un po'. Guarda lì. Allora, facciamo una cosa, visto che ci siamo simpatici tutti e due, a quanto pare, facciamo una cosa. Oltre a quello strumento lì che ti piace far suonare, ci sono anche delle bacchette qui. Falle chiudere se vuoi che ce ne andiamo. Forse. Addirittura la luce blu. Sta chiudendo, eh? Forse è ora di andare. Sì, forse li stiamo disturbando. Vi stiamo disturbando? Se sì, chiudete le bacchette. Dobbiamo andarcene? Sì, ma è tre volte che gira. Sì, dobbiamo andarcene. Sì. Okay. Ok, vogliono che ce ne andiamo. Allora scusate se vi abbiamo disturbato.